Cari amici, buon Samurai a tutti, anzi mi vorrebbe dire buon tampone a tutti. Si potrebbe coniare in questi giorni un, un nuovo slogan, ognuno a casa propria e tutti in casa di Dio. È un momento difficile per tutti, molto complesso. Questa nostra trasmissione numero 9, delle famose 50, di cui ci siamo impegnati a portare a termine, ci vede qui, a Brescia in collegamento con Milano per un discorso con la Lombardia grazie al rapporto che abbiamo col dottor Carlo di Blasi con me Luciano Rocca nostro personale buonasera, buonasera il telespettatori con cravatta vuol jiu jitsu Sempre. in prima fila giustamente Sempre. mentre io ho una cavata, oggi no, è andata così, Cavalieri come... di Malta. Non si sa mai, andando in paradiso, un po' di cavalleria ci vuole. Veniamo subito a parlare delle nostre cose. Il 15 ottobre 1993 Nelson Mandela diceva: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di suscitare emozioni, ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla i giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza dove prima c'era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione. Basterebbe questo perché si facesse più attenzione a diramare comunicati, a diramare. Eh, cambiamenti, decreti eccetera eccetera chiudiamo le palestre facciamo qui facciamo là se qualcuno sbaglia nelle palestre bene che si mandino i, i rossa a controllare ma non si può punire tutti così in modo indiscriminato certo dobbiamo ringraziare la regione lombardia che nonostante il decreto che è stato emesso ha dato spazio al carattere a altre discipline basta che non ci sia il contatto a copie forse era meglio pensarlo prima, avremmo evitato patemi d'animo, problemi gravi, le società che si sono impegnate finanziariamente a seguire le varie note specifiche delle federazioni per salvaguardare i propri associati e invece tutto torna a casa con una settimana di, di, di vuoto, qualche amareggiamento in più. Dobbiamo ringraziare a tal senso Claudia Carteri, consigliere regionale, perché ci ha ascoltato, l'abbiamo invitata anche oggi, ma sono momenti difficili, possiamo capire, e, eh, abu non, è, non è con noi, non dico che ha bucato, ma non è con noi. Abbiamo anche invitato oggi il presidente del, com del Comitato Regionale Lombardo della Fisica come Giacomo Rossini, che è stato tra l'altro il mio maestro di lotta quando ragazzino andavo ai vigili del fuoco di via Ansperto a Milano, ma anche lui purtroppo per motivi diversi non è qui con noi. Posso anche capire, Rossini ha quasi 90 anni, è un'icona, però ci avrei tenuto molto che fosse qui a portare il saluto dei tre settori che si stanno battendo in un modo incredibile per quanto riguarda l'attività specifica. Parliamo un attimo velocemente, piccoli problemi di, di Covid, abbiamo la squadra italiana della fisica di Giudo al, al Grand Slam di Budapest, hanno trovato qualche nostro atleta purtroppo l'operazione Covid e quindi la squadra non parteciperà. Al torneo. È un torneo importante. Era stato creato per ricordare anche i 160 anni dalla nascita del professor Gigoro Cano e del judo Kodokan, che non dimentichiamo, che è il jiu del, del professor Kano, come lui lo chiamò in prima battuta Cano Jiu Quindi purtroppo non avremo la squadra italiana a questo torneo. Ci auguriamo che tutti gli atleti possano tornare nel miglior modo possibile e ci dispiace che il commissario tecnico Monacami, che li ha tanto preparati, non possa far valere i valori dei nostri azzurri. Sarà per la prossima volta. Entriamo subito nel vivo perché è importante che questa, questa trasmissione vi dia un valore importante su come stanno andando le cose. Quando si parla di Carlo Di Blasi e quindi fai che uno, vedete il suo inserto su Samurai che da anni porta avanti, ecc. ma non è il suo inserto, o inserto dal suo, è l'inserto della kickboxing, cosa che la federazione a suo tempo, guidata dal da mio socio, dottore Igno Falsoni, ci ci scrive da una delle bellissime lettere il presidente Donato per dire che non può partecipare alle nostre trasmissioni né tantomeno rilasciare un'intervista. Perché? Perché trovi perché? Perché non gli sono simpatico e perché no, non dialogo con loro, anche se il dottor Magamonti, segretario generale, ben mi conosce, visto che è stato il nostro commercialista nella società Sport Promotion di Egno Falcone e Giacomo Spartaco Bertoletti. Quindi ecco, capirete il perché. Appena sono stati eletti e Ennio Falsone per motivi diversi, lassù non sempre qualcuno mi ama, ci ha lasciato, hanno interrotto i rapporti con Samurai. Bene, adesso invece torniamo a bomba. Prima di presentarvi, di lasciarvi la parola nelle mani. E nelle voci di, di Carlo di Blasi vi presentiamo cosa ha fatto Carlo di Blasi e il filmino di Ottagon di fatto è fatto un'ultima manifestazione a Monza ve ne dà una piccola idea della potenzialità e della, della promozione della kickboxing non a fine se stessa ma per tutta la kickboxing e non solo la kickboxing ecco voi Ottagon of the world. Not the known world of 2575 BC, but the entire world. sono sbagliate e non riuscivano a caricare. Comunque Fight 1, diciamo che è stata un'operazione nata dalla mente fervita e dalla managerialità di Carlo Di Blasi, in 12 mesi cosa ha combinato? Bene Carlo, sei in linea? La parola... Sì, ci te. sono, ci Ormai sono... Ormai il tema è chiaro, ne abbiamo già parlato, l'ho espresso non, in certo. modo altrettanto chiaro che è un momento difficile certo. ma va chiaramente cavalcato. E soprattutto gli enti locali ci devono, devono considerare un po' di più, le società. Il Ministero ha fatto anche noi, anche noi, il Ministero dello Sport, il, ha fatto un buon retromarcia, ha dato via libera, non si capisce fino a quando, una settimana, mi sembra una cosa da ridere, qui poi andiamo, come la saga dell'uva, la settimana prossima ne parliamo, eccetera. Bene Carlo, a te la parola, All non allora. te interrompo. Allora, intanto grazie dell'invito e, e, e soprattutto, Sparta, questo lo dico ogni volta, però ci tengo a dirlo e a ripeterlo, um, l'azione che, eh, che continui a fare tu, non solo con la rivista, ma anche con queste iniziative fuori sacco, e come le tante che ha animato uh, Samurai, dalla famosissima e ancora indimenticata, questa è la cosa più incredibile, perché ormai sono passati veramente tanti anni dalla Pasqua del Budo. Eh, che era il veicolo di allora, oggi ci sono altri veicoli e voi li state cavalcando pur mantenendo. Eh, in linea con la tradizione la carta stampata, che è importantissima, perché io ogni volta che vado da aziende o da istituzioni, eccetera, io mi porto sempre, ce l'ho sempre sul tavolo, fratto, anche qui in questo momento, eh, un numero di samurai, eh, perché la testimonianza della vivacità di uno sport è dal fatto che sia in edicola e che esista un pezzo di carta che testimonia molto di più di quanto possa fare il web che ha dei numeri stratosferici, è un'altra storia, i numeri, ma... Uh, la qualità viene certificata da ciò che uno può toccare e il, la rivista è una di queste. Detto ciò devo tirare le, le orecchie al mio ufficio che ti ha mandato il primo video che facevamo, quello a un anno di distanza da Faituan, i numeri che sono indicati che uh, nel 2014 erano assolutamente, assolutamente importanti oggi sono ben uh, sono stati superati ampiamente siamo oggettivamente ancora no, ad altri livelli. ma invelli, non, è, ma non è non è tua la colpa eh Ah, no, non sono riuscito a caricare quell'altro eh, eh, video, uh -huh. ma non mi hanno avvisato il nostro Caronte, eh, Daniele Sta Sala. No? Che chiaramente mi dà, me lo dice sempre dopo. No? In modo che dice: eh, Spartaco ha steccato, hai capito? È no? il no, no, gioco, no, un no, gioco no, di no. parte. È il bello della diretta, ma meglio, meglio così, abbiamo fatto rivedere una cosa che comunque eh, mi, ha, mi ha fatto anche sorridere, perché ormai sono passati eh, sei anni e già eravamo a quel livello, beh adesso il, il nuovo lo faremo la prossima volta, ma non era di, no, veramente non era di Fight One e neanche proprio di me di cui ehm, eh, volevo, volevo parlare, eh, se, non, se non semplicemente per eh, ricordare eh, i, i numeri che, che ci sono dietro il mondo degli sport di combattimento in generale, delle arti marziali ancora, eh, ancora di più. Eh, e quindi arriviamo a un punto, che è quello delle dichiarazioni eh, di Conte di sabato scorso. Peggior spot, peggior promo, promo per lo sport in generale non ci poteva essere. Vi rendete conto che io mi sono segnato le sue frasi, che sono state veramente eh, incredibili, perché. Eh, in sole tre frasi, lui ha realmente eh, distrutto anni di lavoro, che bisogna dirle le cose. Cioè, a un certo punto lui ha tirato fuori, ha detto, ci giungono notizie che non sono adeguatamente, adeguatamente rispettati pr i protocolli di sicurezza. Poi ha detto, daremo una settimana di tempo. E infine, la botta altrimenti la settimana prossima saremo costretti a sospendere l'attività che si svolge al chiuso e nelle piscine. Allora, come giustamente hai detto anche tu, ma a parte il fatto che all'interno di un discorso pubblico un'analisi di, un di un settore è veramente, lo trovo veramente bislacca come, 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 come approccio da parte del Premier, poi fra l'altro. In più io Voglio dire solo una cosa, una cosa che chi fa sport conosce bene. Ma va ridetta, non c'è ambiente più sicuro della palestra, ma non per i motivi noti, perché è un posto dove siamo abituati con, a, a curare tutto ciò che è la salute, perché è un posto dove i ragazzi stanno meglio in palestra che in mezzo alla strada. Le abbiamo già dette queste, ma c'è una cosa su tutte. È l'unico posto in tutta Italia dove se dai una regola viene rispettata perché l'esercente non è colui che ti eroga un servizio ma è un modello di vita mi spiego se il maestro ti dice tutti su una gamba sola e in palestra state su una gamba sola stanno tutti su una gamba sola perché siamo usi ad obbedire tacendo mi, mi, uso eh, ciò che è il, il, il motto dei carabinieri ma eh, ma perché è importante far capire queste cose? Quindi, per assurdo, nel momento in cui i protocolli sono rispettati, nessun posto è più sicuro della palestra, che lo sappiano le mamme che si sono spaventate. Giustamente, il Premier, con questa sua bella faccia rassicurante, perché è molto rassicurante, questa volta non ha rassicurato per niente, anzi, proprio perché ha questa autorevolezza. Ha messo in grandissima difficoltà tutto il comparto sportivo perché è da lunedì che non battiamo chiodo, è da lunedì che in palestra viene pochissima gente. Perché dopo che il premier ti dice che nelle palestre c'è questo pericolo, il, il covid è annidato nelle palestre o perlomeno è nelle palestre dove ci sono stati dei contagi. Bellissima la sua frase quando ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati i protocolli di sicurezza. Io vorrei sapere dove, do, dove sono giunte queste notizie, perché prima, detto, Carlo, di lunedì, non c'erano controlli. Prima, scusa se ti interrompo, cioè, se giungono le notizie, che mandino i Ross, che mandino la, le, le... Ci, le ci le sono i Nass che stanno girando. Ma non si può dire che giungono le notizie. A proposito del discorso del, del comparto sp sportivo, nel 2007... C'è stato una grande, un grande sondaggio del 24 ore al sole che diceva che eravamo circa un milione e mezzo di praticanti. Un milione e mezzo? 2007, oggi siamo nel 2020, possiamo dire almeno un milione e otto? Vogliamo tenere conto di questo un milione e otto quanti, quanti professionisti hanno come prima attività l'insegnamento, la didattica dei diversi sport? oppure no. Quindi le arti marziali non sono così, sono importanti sì, ma sono le arti marziali. Un milione e ottocentomila praticanti, siamo una forte, in di in, in realtà molto di più, Quindi, perché prego, è giusto prego, quello che dici, In realtà assolutamente molto di più. Però in questo momento ehm, noi siamo uniti. Eh, allora, noi degli, delle arti marziali di sport da combattimento abbiamo avuto un problema in più, quello famoso di sport da contatto, ma al netto di quella cosa lì, che brillantemente la Regione Lombardia alla fine ha voluto specificare, ci hanno messo un po', eh, ma non è colpa loro, è più di nuovo colpa del primo eh, di CPM che non chiariva bene questi sport. Volevano in realtà bloccare calcetto e basket, questa è la verità. E allora per farlo hanno usato una formula un po' strana e ovviamente c'era un, un, un buco legislativo e, e calcetto e, e basket giustamente si sono infilati, di eh ne, ne, ne necessità virtù, a questo punto sono tornati indietro e hanno detto no, allora nessuno sport da contatto, poi finalmente adesso l'hanno sistemata, ma di nuovo, se c'è una cosa che, che rende, eh, rende uno Stato ehm, da eh, fiducia ai propri cittadini è la certezza di diritto, ecco siamo in una situazione di assolutamente incertezza e mi riferisco solo allo sport, a questo punto a tutto lo sport, perché sono palestre e piscine. Allora, allora, arriviamo al punto. E quindi che cosa succede? Allora io dico una cosa ed è questo il motivo per cui poi, se mi permetti, vorrei parlare dell'iniziativa di sabato pomeriggio a Milano, in piazza Regione Lombardia. Comunque, io dico questo. È giusto, abbiamo anche la loro candina da presentare che è molto importante. Ecco, però prima il... di parlare, sì, eh, eccola, eh, lei, lei, ecco, questa è un'iniziativa di cui adesso vi parlo, ma è l'importante, la cosa che volevo, volevo centrare è, è questa. Il, eh, come potrei dire, ehm, non c'è niente di peggio che non avere il coraggio di ciò che si fa o di ciò che poi successivamente succede. Mi spiego. A marzo... I, le prime attività a chiudere sono state proprio le palestre. A brevissimo hanno chiuso tutto. Allora, se si decide di chiudere tutto, che lo si faccia motivandolo, lo capiremo e nessuno meglio di noi che siamo abituati a seguire le regole, seguiremo le regole e chiuderemo tutto. Ma non, che non facciano come la volta scorsa, che prima chiudono le palestre e dopo un paio di settimane, tre settimane, quello che è... Si chiude tutto. Eh no, eh. eh. no. Questa volta non passa, anche perché i mesi di settembre e di ottobre, settembre l'abbiamo sfangata e ce la siamo fatta, ma il mese di ottobre per chi va in palestra lo sa bene, per chi gestisce le palestre, le società sportive, sono quelle più importanti di tutti. Un conto è massacrarci a marzo ad aprile, come è stato e attenzione, lo abbiamo accettato perché era una necessità nazionale. Non ci è piaciuto essere stati i primi, ma lo abbiamo capito, infatti nessuno dice nulla. E non sono i 600 euro dati a distruttore che hanno risolto i problemi economici del comparto. Ma comunque, la risposta ai cittadini, perché vorrei parlare anche di quelli, cioè ai bambini, ai, alle, alle mamme che li portavano e che gli piaceva avere un posto sicuro, a quelli che devono fare eh, la, la riabilitazione, io tra l'altro sono uno di questi in questo periodo, ho appena fatto un'operazione e mi devo riabilitare la gamba, dico che non possono più accedere alle palestre, ma questo è un danno. E anche solo quelle due o tre settimane in più fanno la differenza. Quindi... Che non mi facciano lo scherzo della volta scorsa, se ci devono chiudere, vuol dire che chiude tutta Italia per tutto, non vuol dire che chiudiamo le palestre, anche perché non possono farmi credere che siccome chiudono le palestre c'è una diminuzione dei contagi, eccetera, eccetera. E non sta parlando un terrapiattista e non voglio iniziare a fare il discorso e poi in fin dei conti la viralità è di meno. Io non, no, non entro passati, in queste cose. Siamo passati da un Tori, la cosa è grave. Ecco come la cosa è grave questo. è anche il concetto e... del coprifuoco. cioè ma, eh, Qualcuno ha un'idea di cos'era il coprifuoco? Qualcuno si ricorda nel 1944 quando c'erano i bombardamenti su Milano? Qualcuno si ricorda gli anni di piombo? Dove non si usciva per paura? E adesso... Ecco qui, adesso è qui che mi, spi mi spiace che non ma ci sia... Che ci sia alla sera alle 23 fino alle 5 del mattino. Cioè, che, cioè sono, tutti, sono tutti in giro per le, per le strade? Dove vanno? Forse era meglio Beh, pensare a anche degli, lì, degli orari ma, più intelligenti. Ma anche lì non hanno avuto il coraggio di dire la verità. È una manovra, esattamente come è stato per il calcetto, non hanno avuto in questo caso il coraggio di dire che è una manovra anti-movida. Ok? Allora, anche lì, ma qual è il problema? Eh, adesso chiudiamo, per, chiudiamo a tutti? Cioè... Io se voglio andare al cinema invece che andare eh, al primo spettacolo, voglio andare al secondo spettacolo, non ci posso andare? È ben diverso che andare in un bar affollato. E di nuovo non voglio tirare la, la, il sasso contro i locali pubblici, ben, ben lungi da me. Se riuscissero a fare come facciamo noi, che facciamo rispettare le regole perché ne abbiamo l'autorevolezza, io sarei a favore, a favore non c'è problema. Però questa indiscriminata, queste leggi fatte un po' così. Poi intanto sono tutte scritte sempre malissimo perché ci sono un sacco di buchi dove svicolare via che, che ci pensino un attimo prima di scriverle. Ma, ma chi gliele scrive? Chi gli scrive i testi? Davvero a volte mi viene no, da ma dire. Comunque, chi scrive senza... i testi possiamo immaginare, ma il, la cosa grave è che il nostro primo ministro continua a parlare, lo sentiamo sempre. Io credo che meno parli più figuri. Perché il problema è questo, cioè bisogna fare attenzione alle parole che si dicono. Specialmente il primo ministro, ma gli altri primi ministri sì, in Francia, in Inghilterra, in Germania fanno attenzione alle parole. Le parole vanno suggellate nei momenti, in questi momenti difficili, bisogna fare molta attenzione. Perché qui si esprime una paura terribile. Adesso la Movida la faranno alle 5 del mattino, i bar apriranno alle 5 del mattino, faranno le correzioni a, a base di split sì. e brioche. Eh sì, ma certo, ma perché sicuramente troveranno. Perché vi faccio un esempio che fa ridere, ma comunque è nato sui giornali: no? quando hanno messo la chiusura a mezzanotte, eh, i locali hanno chiuso a mezzanotte meno un quarto e hanno riaperto a mezzanotte e un quarto. Era un altro turno, è regolare, no? È perfetto. L'ho trovato geniale, ma l'italiano è geniale perché ha l'abitudine di anni e anni di dominazione straniera, a cui si è, si è adesso. È, come dire, sostituita a un altro tipo di, 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 come dire, di controllo statale. E uso un eufemismo. No, ma detto questo: al di là degli scherzi, il, um, davvero, io quello che volevo puntualizzare era solo unicamente questo. Poi, se volete disquisiamo di tutto, eccetera, era solo questo: che non, che non siano le palestre, il primo colpo di avvisaglia del bombardamento che deve arrivare. Se deve essere chiusura, chiusura sia agli ordini, comandante. Ma non vogliamo essere i primi della lista e dopo tre settimane chiudono tutti, no, perché non, è, non ha un senso logico. Ed è questo, e qui arrivo al punto, il senso della manifestazione, anzi, manifestazione è una parola vecchia, è un flash mob, vogliamo dare una testimonianza. Le palestre, tra l'altro, è un'iniziativa che non è neanche partita da me. Io l'ho letta, anzi, me devo dire, me l'hai mandata tu Spartaco segnalandomi questa iniziativa de, degli amici, fra l'altro di colleghi sempre delle arti marziali eh, di, di, di Vittorio Cera, tutto il suo gruppo, eh, che rappresentano anche un, un pezzo di, di, questa, di questa Lombardia importante e che hanno detto ma perché non ci autoconvochiamo sotto il Palazzo della Regione Lombardia e, ehm, e animiamo, inizialmente doveva essere un incontro, una manifestazione, quello che è, poi è successo che la Regione ha aderito. Alle, al diciamo aderito a ci è venuto incontro con il permesso eh, di, di fare gli sport a contatto seppure in forma individuale. Quindi, diciamo, il motivo della protesta iniziale è venuto a cadere, ma è rimasto sempre, ahimè, il, la, la, la spada di Damocle del Premier Conte che dice: Poi vi chiudiamo sabato, e allora sabato Carlo, scusami sabato è un brutto giorno, perché non so chi ci sarà in regione. Eh, ma il, rimane comunque la cosa importante che si fa questa cosa. È importante. Non, è, non, è, eh, non è importante perché non è la regione, esatto. non è la regione eh, il, il nostro obiettivo. È il concetto della partecipazione che è importante. Esatto, cioè lo, l, la regione, fra l'altro, ti ripeto, ci è venuto incontro e c'è un dialogo, per cui no. io non mi ha sento... Ha accettato il dialogo delle federazioni, ha accettato il dialogo per il carattere, anche per le discipline, e eh, esatto. contato dicendo, la, facciate, fatele, ma... Non certo, a coppie, certo. perché no? L'assessore eh, alla sport Martina di Martina Cambiaghi è persona cosa, che ascolta che il settore non si può buttare a termine. Una cosa importante, ricordo a tutti che siamo in linea sul canale 231, canale nazionale, World well Television, e siamo collegati anche con l'elenco numerosissimo dei fans dell'operazione di Carlo Di Blasi quindi avremo, siamo, avremo veramente numeri interessanti non dimentichiamo una cosa importante che questa trasmissione è la vostra trasmissione non è la nostra trasmissione Samurai come ha detto prima Carlo Di Blasi non è nato per fare contente o, o per che la famiglia Bertoletti investisse, è nato per mettere a disposizione un giornale un portavoce mensile in edicola ancora oggi 44, mesi e undi, 44 anni e 11 mesi. Quindi la televisione non è altro che un proseguio operativo. Grazie, grazie al qui presente Luciano Rocca che ci ha messo a disposizione una delle sue puntate per 50 giorni. Eh, e grazie a voi, maestro Shiché, eh. al regista Daniele Scala. E alla vostra capacità di fare. 45 anni concedimi di rivista non si buttano da nessuna parte, si collezionano perché sono una fonte inesauribile di notizie che i nostri giovani devono leggere, devono imparare ad apprezzare questo lavoro, il tuo, quello del dottor Di Blasi, e di tante altre persone. Ne cito una per ringraziarle tutte. L'ex presidente Enio Falsoni, che ha aperto le strade a tutti quanti noi all'epoca Giovanotti pieni di energia ma con poche idee chiare. Ci avete indicato la via, la stiamo percorrendo. Siamo solo agli inizi, ma ce la faremo. che ce la faremo. Bene. Dare un buon esempio. Carlo, a te la parola. Scusami se mi sono permesso di ricordare. No, no, ma. No, no, il, le... Se la gente dopo, si deve seguire, ci dopo tor tor tornerò su questa cosa di Samurai e su una, un ricordo di, del presidente Falsoni. Allora il. Um, Stavo dicendo, e eh, questo è il motivo per cui eh, sabato eh, 24 ottobre alle ore 14 in, in Piazza Regione Lombardia, dove c'è la Regione, eh, ci troveremo con eh, le, le principali palestre della Regione Lombardia, gli appassionati. E, e Il senso è non di dialogare o parlare con eh, le istituzioni regionali che, ripeto, ci hanno già ascoltato e con cui siamo in contatto, devo dire, anche giornaliero, eh, ma... Per mandare un, un, un segnale più in là, intanto ai media, per dire non siamo gli untori, eh, secondo, ehm, al governo. Ma certo, al governo Milano è sempre stato il laboratorio politico delle idee, è stato sempre dove sono nate delle cose, sono nati anche grandi movimenti politici, eccetera. Lungi da noi pensare al movimento politico, ovviamente, noi facciamo sport e basta, però questa volta è necessario che ci ascoltino e se lunedì decidono di chiudere le palestre. E perché lunedì hanno deciso di fare un lockdown totale. Questo, ripeto, mi spiacerà, ma se è necessario, i sacrifici li facciamo tutti. Ma non saremo gli unici a fare i sacrifici. Questo non lo accettiamo. Lo dico prima che metto le mani avanti, prima che succeda l'inevitabile. Perché se succede l'inevitabile, questa è una cosa che il mondo sportivo ricorderà. Perché essere sacrificati la seconda volta? No, questa volta non ci stiamo. E non è solo i due milioni di marzialisti. Non sono solo quelli, qui è tutto il mondo delle, delle palestre, eccetera. Si parla di 100.000 centri eh, in, in Italia. 100.000. Pensate quante persone lavorano, quante persone hanno godimento di, di, di andare in palestra e stanno bene per questo e hanno trovato la loro socialità. Insomma, tutte le cose che ben sapete. Beh, allora, io credo che. Forse, una mano sulla coscienza, il Premier Conte se la deve, se la deve mettere. Non sto parlando del ministro Spadafora perché a quanto ci risulta, lui sia stato uno di quelli che ha evitato la chiusura. Però, però facciamo un passo in più. Evitare la chiusura va bene, ma metterci alla berlina come ha, come ha fatto sabato scorso. Il Premier non va bene. Altrettanto. Sette giorni, cioè, si danno i sette giorni, una volta si danno i sette giorni. Alla domestica ti diamo gli otto giorni, no? abbiamo ridotto addirittura di uno, noi ne diamo, a noi ne danno sette, neanche otto. Quindi, La domestica il giovedì usciva fino a tardi e andava a ballare, eh? noi nemmeno pure quello, eh, sì, parlo, sì. È, un no, è una cosa veramente eh, disdicevole. Adesso eh, prosegui il tuo ragionamento eh, se, seguendo quella, eh, quelle, quelle note che tu hai preso in visione del discorso del Premier di settimana scorsa hai citato la prima eh, sì, allora, ehm, no, allora il, le, le tre frasi le ho, le ho citate il, il passaggio successivo era quello le, in fin dei conti le ho, le ho già non, non le ho spezzettate ma le ho già, le ho già indicate, Spartaco e, è la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul, sul valore effettivo che ha eh, lo sport indoor. Non parliamo delle arti marziali, se no, poi entriamo anche nel discorso dei nostri valori e, e lì siamo ancora più forti su questo settore, eccetera. E, certo è che forse qualcuno dovrebbe pensare che le palestre non sono solo per le persone che stanno bene, ma anche per tante persone che non stanno bene, che hanno bisogno di andare eh, in palestra. Eh, chiaro, oggi gli anziani sono purtroppo eh, limitati negli spostamenti, perché sono quelli più. Più a, più a rischio e quindi non, non, non li cito in questo momento. Anche se normalmente eh, gli anziani nei centri sportivi, oltre a farsi del bene, eh, hanno anche tutta la parte di socializzazione che è importantissima. E che non esiste solamente la partita e la carte, che peraltro fanno e vanno benissimo a fare, ma esiste anche e soprattutto l'attività eh, ginnica. Scusa, che Carlo, fare stai parlando di anziani, parlavi di me, no? No, caro, caro, caro Spartaco, te fermarti ci vuole un bazooka quindi, e forse nemmeno, e quindi dopo, nemmeno. Per quindi... per reparto anziani sugli 80, è eh? no, 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 incominciato. Non, non, a dovevi, a non dovevi dirlo perché eh, di esperienza, non dove, non non dico dirlo. Di, di saggezza, però di esperienza sì. Scusami, no, no, eh. no, no non, dovevi, non dovevi dirlo perché adesso con i tempi che corrono rischiano che ti chiudano in casa e ti, eh sì, ti, certo, ti vietino. Sono, se, ma, Guarda ma, che vedi, adesso, lassù qualcuno mi ama veramente. No, perché in, in questi momenti si, si sente il feeling, hai capito? Questo è importante. Eh? Prego. Certo, e quindi, ehm, quindi tornando, tornando al punto e chiudendo quindi il discorso dei, delle, delle valenze della, eh, della palestra, eccetera, ehm, non dimentichiamo. Che quando si parla di comparto sportivo in palestra, viene, vengono utilizzati anche dagli sport outdoor, che quindi poi si allenano. E, beh, per, per citarne, per dire il rugby, football americano, altre discipline che ovviamente poi hanno tutta una parte in palestra che verrebbero limitati da questa cosa. Quindi, insomma, il, il tema è molto grande. Senza accorgersi, il Premier Conte ha acceso la luce su un tema importante, questa è la cosa. Noi non abbiamo, noi parlo noi del mondo dello sport in generale e delle arti marziali in modo particolare, non abbiamo abbastanza considerazioni della forza che noi abbiamo, di numeri, di mediaticità che abbiamo, se vogliamo, il modello che interpretiamo nei confronti dei, dei giovani. Insomma, eh, noi siamo importanti, non possiamo essere trattati così. Anzi, ben diversa deve essere la cosa. E qualora decidessero di chiudere tutto il comparto, comunque questa volta. Non basteranno i 600 euro al mese dati agli istruttori che, con i quali ci, ci campano appena. Sono diverse le cifre che, che, che purtroppo verranno richieste. Perché l'alternativa, la, allora chiariamo: l'alternativa è che alla riapertura di tutto, quando non si sa, mai alla riapertura non si troveranno più le stesse società sportive. Sarà impossibile. Perché i numeri economici non tornano e c'è gente. Che ha magari lasciato anche il proprio lavoro per investire nello sport perché è la propria passione, perché ci ha messo i soldi, magari dei risparmi. E sono più parlo delle piccole società. Le grandi società che comunque soffrono altrettanto e che mandano a casa gli istruttori, quindi c'è sempre chi soffre anche nelle grandi società, eccetera, ma le piccole società hanno dei piccoli capitali che per loro sono i grandi capitali investiti e non possono rimanere col cerino in mano in questo modo. Poi lo capisco benissimo che qualcuno può dire, beh ma è così per tutta Italia, perfetto, se è così per tutta Italia mi va bene. Ripeto per l'ultima volta, ma che non sia solo per lo sport, questo non può essere. Io condivido il tuo pensiero e questa giornata che doveva essere dedicata all'assemblea del taekwondo, la fitta a Roma, per motivi proprio di, di, di regolamenti, si è quasi bloccata l'assemblea che è prevista per il giorno 7. Sembra che le assemblee federali rientrino tra quelle fortunate che possono completare, ma ci è voluto un paio di giorni in più ed è tutto rimandato. Quindi no, siamo interessante ben contenti questa cosa che dici. Di, aver, di essere riusciti a fare una trasmissione dedicata al problema. Hai detto bene, sono i numeri che la gente non sa. Non siamo soli, non siamo dei piccoli gruppi che fanno delle cose strane. Noi, in, noi portiamo cultura, educazione, storia. Noi facciamo, facciamo quello che si chiama l'educazione. Oggi il mondo, il mondo non educa, la scuola, lasciamo stare, è un, è un capitolo a parte. Anche la famiglia non ha il tempo di educare. Sono gli istruttori di... Che fanno arti marziali, che li educano. Sono loro che con i, piccoli, con i piccoli accorgimenti portano i giovani su una strada giusta, diritta e sarà, saranno loro la società del futuro. Quindi facciamo un lavoro benemerito. Dovrebbero ringraziarci le, le, le varie enti locali, soprattutto il governo, perché non ha, non ha pensato che magari. Gente che opera a, a quel livello, forse invece di dare dei contributi per i monopattini e le biciclette, made in China, forse magari un buon contributo per le società che hanno perso mesi e hanno dovuto rimborsare le quote accumulate, ah, e, acquisite nei mesi, insomma, qualche cosa di più bisogna fare. Dico bene Carlo? Sì, sì, assolutamente. È interessante, ecco giusto, c'era anche quel, 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 quel giusto tema eh? delle, delle, dei soldi un po' dispersi. Eh, assolutamente sì. E, comunque, ehm, vediamo cosa succede. E il, io non, non voglio. Io, sono sincero con voi, non sono. Ehm, come, è difficile dire questa cosa da parte mia, che ho sempre un'attitudine eh, ottimista. Io viceversa eh, temo che eh, si andrà verso una chiusura totale. Ecco perché poi diceva: Allora, perché fate la manifestazione, eccetera, perché mettiamo le mani avanti e perché comunque una risposta andava data all'accusa di essere gli untori. Poi ehm, è chiaro che eh, io purtroppo, per come, per come vedo il l'atteggiamento che stanno avendo le istituzioni in questo momento, vedo sempre di più che c'è una forte tendenza alla, alla soluzione estrema, quella delle chiusure. A questo punto esco dal contesto della semplice dello sport e mi, e mi pongo una domanda, che è questa. Nel passato, marzo-aprile, abbiamo chiuso tutta Italia ed è stata eh, l'unica soluzione per bloccare una situazione di insorgenza delle malattie, del contagio. Io sono stato uno dei primi, l'ho preso il 24 di febbraio, sono stato un mese a casa, malissimo effettivamente. Eh, non sono andato in ospedale perché non ero in condizione di, ma devo dire che c'erano anche dei problemi, per una settimana nessuno mi ha risposto al telefono, eh, le linee erano sempre occupate, Vai, ma questo, questo comunque è andata, fa parte del passato. Però il mio pensiero è questo, ma eh, in, quei, in quei due mesi ovviamente non uscendo il contagio si è abbassato. Si sono stati comprati i respiratori sono stati fatti dei posti in più insomma, si è, ci si è preparati, sono arrivate le mascherine ci si è preparati a questa cosa dopodiché pian pianino si è riaperto il contagio grazie al clima e motivi X che non sappiamo è iniziato a scendere e arriviamo finalmente a settembre, vi premetto che io avevo avuto una, in mano una circolare di un'associazione di medici che diceva ai propri colleghi state attenti che a ottobre riparte tutto tenetevi pronti, io non ci avevo creduto, oggi alla luce di quello che sta succedendo, eh, devo dire che c'era qualcuno che ad agosto sapeva già tutto. Allora, se i medici lo sapevano, se il Comitato Tecnico Scientifico, sicuramente lo avrà saputo, eh, siccome si parlava di questa possibilità, ma possibile che ancora siamo stati presi alla sprovvista e non ci sono delle soluzioni che evitino l'insorgenza totale. Del, 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 del virus, non parlo della soluzione del vaccino e non sto parlando di questo, io sto parlando di un'altra cosa, sto parlando che non si potesse prevedere eh, con, delle opportune, eh, con degli opportuni eh, provvedimenti senza arrivare all'ultimo a rifare esattamente quello che avevamo fatto allora. Chiudiamo e che cosa? Devono arrivare le mascherine? No, ci sono. I respiratori mi dicono i medici che ci sono e quindi, e quindi chiudiamo le palestre. Capite lo sdegno del cittadino, l'ultimo della pista, ma che comunque legge, si informa, eccetera, e dice: Ma qui c'è qualcosa, qualcosa che non funziona. Allora io dico una cosa: poi finirà come finirà. Però prendiamo nota di quello che i politici dicono: le istituzioni come rispondono, come ci si comporta e ricordiamocene un giorno. Perché non è che tutto può passare impunito, perché noi ubbidiamo. Noi facciamo ciò che ci viene detto, però non è che lo facciamo in maniera critica. Io vorrei che ci segnassimo tutti e ci ricordassimo queste cose quando e se sarà il momento, perché a un certo punto arriverà questo momento. E allora a quel momento ricordiamoci di un passato e ricordiamoci anche bene e viceversa di chi si è comportato bene. In alcuni casi lo, lo abbiamo potuto vedere. Ecco tutto qua. Io credo che il ragionamento sia, sia perfetto. È giusto che ci si faccia sentire. È giusto che noi obbediamo quando è il momento, siamo, abbiamo sempre obbedito, siamo abituati a, a, a insegnare e portare e chiedere l'obbedienza ai nostri associati, ai nostri eh, allievi. E noi obbediamo, sì è vero, vogliamo però essere parte integrante. Se si chiude tutti saremo anche noi, chiudiamo anche noi, perché no? Se serve il nostro contributo siamo pronti a darlo, anzi possiamo anche dare una mano in, in certi casi se ce, ce la chiedono, ma non ci hanno mai interpellato, nessuno sì, questo è ci ha interpellato. Questo è anche grande è qualche tema, siamo federazione sempre... è stata chiamata, ma non tutte le federazioni, qui c'è ancora il famoso buio che non si capisce se, se c'è ancora il CONI, cosa fa il CONI? Il, il CONI non ha, non ha diramato niente, una cosa importante, no, ecco. il CONI non, non si è espresso, come mai? Cosa ne pensi a tal senso Carlo? Eh, allora, bravissimo, Questo, il silenzio imbarazzante del, del, del CONI è stato veramente del CONI, della persona che ha voluto parlare, che è il Presidente Malagò qualcuno ha adombrato l'idea che fosse in altre faccende faccendato più problematiche sappiamo che ci sono le citate prima ci sono le elezioni le assemblee devono assolutamente tra l'altro questo è un bel tema eh, eh, devono farle entro il 2020 perché se nel 2021 si svolgono le assemblee saranno sotto la nuova la nuovo regolamento del, dello sport quindi tre mandati vietati è un altro grande tema insomma mi sembra che la cittadella dello sport quello istituzionale si sia un po' rinchiuso in se stessi l'unico elemento, elemento che vedo finalmente sia un po' sbloccato e mi ha fatto molto piacere ho visto che finalmente gli enti di promozione sportiva che sono stati super attivi ottima la loro, la loro eh, in, in, per alcuni ovviamente no. Non parlo di quelli che io ho avuto modo di, di, di frequentare vedere in primis lo Xen, ovviamente a cui aderisco, eh, ma si sono comportati molto bene e hanno dato puntuali informazioni, assistenza, tutto quanto, devo dire, fantastici. Il, eh, e finalmente, nelle disposizioni, nei DCPM, eccetera, vengono citati al pari delle FSN, cosa delle Federazioni Sportive Nazionali, cosa che non sempre succedeva perché era, sembrava che fossero ehm, i figli di un dio minore, quando, come notorio, le, gli enti di promozione raccolgono numeri ben superiori. All'FSN, perché ovviamente eh, hanno, si, si occupano dello sport per tutti, quindi hanno dei numeri ben maggiori, non solamente di agonisti. E questo è, credo che sia questo è un qualcosa che resterà. Il so su cui conto. ci sarebbe da discutere in questo momento hanno fatto delle buone cose, alcuni. Sottolineo alcuni, alcuni. sono 15 alcuni. che mi sembrano una relazione dei numeri. Eh? Eh, non voglio entrare nel particolare perché in, hanno fatto qualche cosa di buono, anche l'intervista di ieri di eh, Malena dell'ICS eh, eh, era interessante. Ma eh, non è questo il problema basilare, e per colpa di qualcuno volevano chiudere, che pochi facciano le cose bene e gli altri no, allora due pesi due, due bilanci. Bisogna allineare le realtà. Cioè anche gli enti di promozione sportiva devono trovare una loro oh no. pacificazione Sono d'accordo, sono, ci... sono d'accordo però sono, sì, sì, so, so dove vuoi No, non ho fatto bene. Ultimamente qualcuno però... ha fatto bene tanto di cappello. Chapeau come dicono i francesi. Però, però non dimentichiamo co co cosa fanno gli enti di promozione. Ecco, no, 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 Spartacolo, sai ecco. che non ti, seguo, non ti seguo su quella strada, io sono per no, la no, libertà e, e... Non, detto, e, e non per, entro in per, polemica su, in per, questo momento perché no, no, non l'abbiamo per, dedicato loro, però... No, no, certo, come sarà, si comportano. Sarà, eh, sarà interessante magari comunque, una puntata dedicata a questo. Ma, però dovremmo avere, e questo ti ricordi anche quando mi hai invitato a questa puntata di oggi, ho sempre detto che ci vuole il controcanto, cioè ci vuole la presenza esatto, cioè, del... Infatti, della... infatti non è Napoli, è una precisazione, perché hai detto bene, alcuni in questo momento hanno fatto quello che dovrebbero fare sempre, però sono alcuni, non arrivo al numero della mano, eh, non arrivo. 15. 15. E io, io, sono, io, io sono sereno perché io sono il primo ente, come numero, di, con il suo milione e 8, quindi sono bello tranquillo. Però sono d'accordo con te, anche se, anche se, e qui sono volteriano in questo: io mi batterò anche per quelli che magari non meritano la pari del mio ente nel momento in cui. Ritengo che il concetto di libertà sia fondamentale, nel senso che oggi il primo ente è l'Oxen, ma fra, che ne so, fra dieci anni potrebbe esserle, esserlo un altro, che oggi è fuori dalla rosa dei cinque più forti, semplicemente perché ha un presidente meno attivo rispetto agli altri. No? Quindi la mia idea è quella che alla fine... Eh, l'importante è che, ci sia, che lo sport sia libero, si possa praticare anche fuori da quello che è il dettame della FSN. Questo lo dirò sempre, anche qualora dovessi diventare presidente della più grande FSN eh, italiana, eh, ritengo importantissimo che ci siano anche altre scelte, esattamente come nello sport uno può decidere di fare basket o di andare a fare judo. Cioè, è così io decido di essere... È una... Abbiamo, Poi abbiamo sono ancora con te. 5 minuti Carlo. Ah sì certo. Li vorrei dedicare alle iniziative di Samurai. E se tu non hai qual qualcosa d'altro di importante da aggiungere, direi io... che lunedì se è possibile, Luciano Rocca che è qui di fianco a me, lunedì ha la sua trasmissione, la luna nel pozzo. se Possiamo avere un resoconto? Sulla manifestazione di sabato la, mettere, la metteremo sicuramente. Assolutamente in sì, noi saremo lì, eh, dottore, quindi cercheremo di documentare e poi lunedì ritrasmettere sulla stessa canale 231 in diretta nazionale cosa siamo riusciti a fare nella giornata di sabato, perché è molto importante che le istituzioni capiscano realmente, perché i numeri che abbiamo dato poc'anzi sono ridotti vicino alla, re alla realtà. Soltanto in Lombardia raggiungiamo quasi il milione di praticanti. Pensiamo in tutta Italia, quanta gente pratica le arti marziali. Speriamo di riuscire pacificamente a farci capire dalle istituzioni che non siamo secondi a nessuno. Poi, come dice lei, dottore, se la chiusura sarà totale, ci adegueremo e seguiremo come sempre. Come sempre che noi obbediamo. L'ha detto Garibaldi, obbedisco, però non c'è più il re. il re, il re. Diciamo che abbiamo... Una, una nascosta dittatura ma <ride> va, va bene lo stesso, eh? va bene lo stesso. Eh, torniamo allora su Samuel avevo, avevo due, due, due rapide cose prego, da, prego. Eh, da aggiungere uno che sa, la prima, sarò molto lieto di di, di, eh, di, di darvi resoconto lunedì su come è, è andata la manifestazione di sabato e, e La seconda cosa invece era uh, riguardante alle iniziative di samurai, Questo, uh, quindi mi, mi collego invece alla seconda, alla seconda parte uh, del programma in chiusura, uh, in cui uh, io ricordo benissimo quando uh, allora ventenne incontrai una delle, delle, delle tante volte che ci incontravamo uh, già allora con uh, il presidente Falsoni e Lui per convincermi a entrare nella sua organizzazione, fra le varie cose, mi disse: e Poi vedi, allora c'era anche Banzai. Dice, e poi, vedi, io eh, sono socio in Banzai in Samurai. E su Banzai noi scriviamo e ricordati, questo me lo ricordo benissimo. Ricordati che essere presente sulla stampa, sui media, è una forza incredibile e ti cambia tutto. Io non ci credetti, o perlomeno. Proprio Io che sono considerato il comunicatore nel mondo delle... era una cosa, diceva: No, è più importante avere le gare, è più importante. Non glielo dissi, non avevo, non avevo diciamo, quella confidenza per confutare eh, il presidente Falsoni, che era già il presidente Falsoni con la sua storia, con le sue cose, eccetera. Però fra me e me disse: Ma insomma, mi sembra un po' debole come. Come cosa per tirarmi dentro, e comunque lui mi iniziò a far scrivere sulla rivista. Io iniziai a scrivere quando poi la mia federazione. Allora non ero presidente, decise di non entrare nell'organizzazione dei falsoni. Giustamente eh, Ennio mi disse: Guarda, scusami, tu devi smettere di scrivere per noi perché non sei più parte della, 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 del gruppo, eccetera, eccetera. Ed è lì che io mi accorsi la differenza perché improvvisamente si spense quella piccola luce che avevamo. Era piccola, era poche pagine, però si spense e quella, quel buio. È un buio che pesa ed è questo che io voglio ammonire tutti i colleghi che non capiscono bene il, il meccanismo della comunicazione e l'importanza che ha una rivista come Samurai. E lo dico anche contro il mio interesse perché poi i miei concorrenti magari capiranno e si inseriscono. Ma è, è a noi, quelle 16 pagine che abbiamo messo in mente su Samurai. Beh, ci funzionano molto bene per tanti motivi, ma non lo spiego il perché, perché sennò poi invoglio troppa gente a farlo. Scusa, Carlo, mettiamo il filmino veloce di, della Lombardia, e lascio la parola a Luciano Rocca che illustrerà il, le iniziative di questo weekend delle arti marziali. Nonché parleremo di una grande iniziativa, 2021, sempre incrociando le dita, sempre. Vediamo la Lombardia! In azione tanti viaggi! Una storia antica ricca di capolavori d'arte e cultura, con una natura autentica che in tutte che le stagioni. Puoi fare sport e divertirti sulle vette sopra i 3.000 metri. Abbandonarti al fascino delle terme e respirare la cultura di un patrimonio ricco di eccellenze gastronomiche e vini pregiati conosciuti in tutto il mondo. Vieni in Lombardia! C'è tanto da scoprire! Di Bene, nuovo in studio, vai! Certo, Shikhe! Il 24 di ottobre, cioè sabato prossimo, avremo a Roma jiu-jitsu, kickboxing e MMA. Il maestro Antonio La Salandra farà uno stage in Via Paternopoli 54 a Roma. Quindi tutti gli appassionati saranno sicuramente ospiti del maestro La Salandra. Mentre a Venezia ci spostiamo ci sarà uno stage della World Jiu-Jitsu Kobudo Organization ecco grazie a Lillo che ci manda la locandina dove gli amici Cogliasattis eh, e, e Ronchini hanno organizzato uno stage di Cobudo il docente sarà lo Sian Livio Cesare Proia ma l'ospite d'onore il cui presente sì. GSB Ospite d'onore che lavora che lavora no, che lavora be, no, sempre, no, lavora sempre. Ecco, le, chiaramente Caronte Company ci dicono che il nostro tempo è scaduto Volevo ricordare, volevo ricordare che Samurai ha due inserti, oltre a quello della kickboxing, abbiamo il Kung Fu dell'Unione Italiana, Kung Fu tradizionale, e nonché quattro pagine dedicate a, al maestro Gino Vitrano di Sicilia, che presenta la sua attività che partirà anche lui nel mese di aprile. Bene, aprile. Dolce dormire? Nel mese degli arieti sicuramente sfonderemo. Grazie a tutti, buona serata, buon tampone a tutti, ricordatevi non più di 6, eh, non più di 6 a casa, perché 6 è un numero un po' birchino, il 7 che è il numero perfetto. Nessuno può scusarlo. Bene, attenzione. Buona serata e grazie per la nona puntata. Ricordatevi, sempre la voce di Samurai è la vostra voce, sempre e in ogni momento. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Buona serata.